Ciao a tutti ragazzi, ben arrivati al nostro Eisenberg. Siamo di nuovo su Tomb Raider, decimo episodio della nostra storia. L'ultima volta, dopo essere scappati dai guardiani, come venivano chiamati, dai nostri nemici che poi si sono rivelati amici, eccetera, eccetera. Vabbè, siamo adesso che in viaggio, porca miseria, ci sono dei nemici, siamo in viaggio verso Rotto, se vi ricordate, che ci aveva chiamato perché ci aveva sentito e ci ha detto che aveva bisogno di noi, visto che doveva andare a salvare anche gli altri e sono stati rapiti. Qua abbiamo dei nemici, quanti ne sono più o meno? Due. Finirà come al solito, la ragazza brucerà e avanti con la prossima. Sono stufo di questa fogna. Voglio andarmene. Come dobbiamo fare per ucciderla? Ucciderli? È impossibile. Le tempeste non ci lasciano andare. Potremmo. Però niente, vuoi andartene? Là c'è un burrone. Buttati. Pum! Oh merda! Sono nella merda! Un headshot! Subito! No, le molotov del cazzo! No, che palle! Pum! Non lo prendo, porca miseria. Aspettatemi, adesso mi concentro perché stavo pensando ad altro mentre giocavo, quindi non commentavo nemmeno quello che facevo. Perdonatemi. Boom! E dai, muorici però. Mannaggia il cazzo delle ricariche. E mori. Oh! Colpo alla testa. Possiamo andare a saccheggiare tutti i nemici. Ci sono munizioni che ci servono assolutamente. Dov'è il... quell'altro? Cazzo, si è distrutto tutto qua. Qua si è distrutto tutto, però noi possiamo fare così. Oppla. Qua, attacchiamo qua e possiamo andare dall'altra parte. Eccoci qua. Qua penso ci voglia il fucilotto a pompa. Permesso. No. Un piccolo filmatino, vediamo cosa che succede. Mi senti? Ci sono, Sam. Stai bene? Cosa vogliono da me, Lara? Una prova del fuoco? Che storia è? Ascolta, sto arrivando. Ti tirerò fuori da lì. Aiutami, Lara, ti prego. Promesso. Promesso, Sam. Oh, no! Sam! No. Sam! Aiutami! Lasciatela, bastardi! No. Lasciatela! Oh, cazzo. Qui le cose. Che italiano perfetto, signore. Qui le cose si mettono male, a quanto pare. Dobbiamo correre ad aiutare Sam, la nostra amica. Quante munizioni ci sono là. Corri, scendi la montagna fino alla base dei solari. No, le ho piene. Porca miseria, porca. Vabbè, scendiamo qua. Ci sono nemici? Non ne vedo. A meno che non prenda qualche abbaglio. Oh, porca vacca, aggrappati. Boom! Boom! Perché ho fatto un bordello, per curiosità? Non so perché io abbia deciso di fare il bordello, però... diciamo che può andare bene con me. Boom! Fuori! Boom! Madonna mia, ve lo giuro, ho un bordello assurdo quest'arma, ma è di una potenza stratosferica. 1/3 fucile a pompa, componente. Bene, bene, bene. Saccheggiamo tutto quello che troviamo. Dove è che dobbiamo andare per l'esattezza? Chiedo scusa, devo fare bordello? Sì, diciamo che dovevo fare porca trottola il bordello. Allora, andiamo verso questo lato. Credo che scendere o andare di là sia comunque la stessa cosa. Attenzione, meglio controllare. Più o meno. Dov'è che sono? Occhio, c'è puzza di guai. Ne ho visto uno, mi sembra. Da su. Non riesco a capire dov'è che sono i nemici. Porca miseria. Muori. Oppa là, è morto? Sì.
Madonna mia ragazzi, stiamo rischiando tanto, eh. Ci sono molti molti nemici, modifica disponibile. Ok. Oh cazzo. Oh, muore. No, non muore. Porca troia. Permesso. Che dici? Devo morire pure tu? Grazie. Quante munizioni ho ancora? Una. Bene, quindi mi conviene cambiare arma. Boom! 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 Fanno le capriole quando prendono, i botte da quest'arma. Una cosa fantastica, giuro. Allora, buonasera. C'è nessuno qui? Puoi andare tranquillamente da solo? Direi di sì. O forse no. Dov'è che devo scendere ancora per di qua? Niente. Mi tocca attraversare. E infatti andiamo. Oppla. Oh cacchio. Correnti potentissime. Dai. Prendile. Vai, 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 vai. Perfetto. Oh cacchio. Oh cacchio. Oddio. Bam. Oh mio Dio. Dio le capriole. Dio mio. Boom. Pick them event. Oh, oh cazzo. Di Buddha. Mamma mia che schifo. Come cazzo sono sceso male. Ok, andiamo giù, sono passato. Io ho ancora pick them event. Dobbiamo scendere. Oddio mio, quanto bordello. Siamo atterrati in un aereo. Oh cazzo di Buddha. Oddio mio. Oh my god. Sì, ti conviene muoverti. Paracadute. Direi proprio che è un paracadute. Aprilo. No, porca miseria, si è rotto. Non ce n'è uno di emergenza? Mamma mia, meno male. E adesso. Oddio. Madonna, che cazzo sta succedendo? Che cazzo sta succedendo? Slalom tra gli alberi. Oh porca. Questo è un albero in pieno. Scendi. Sì, mi sembra giusto che si venga a rompere. Boom. Madonna mia le botte che sta prendendo Lara. Madonna mia le botte che ha preso Lara. Madonna mia. Come ti senti? A parte una merda per tutte le botte che hai preso. Qua c'è un villaggio. Oh cazzo. Ok, calmiamoci, riprendiamoci. Credo che dobbiamo arrivare lassù. Eccoci qua. Trova un kit di pronto soccorso. Facile direi, eh. Baraccopoli. Non so nemmeno se è popolato o meno, tipo. Dio mio. Qua diciamo che per morire un attimo proprio, eh. A bordo dovrei trovare qualcosa. Proviamoci. Dov'è che dobbiamo andare? Per di qua, credo. Ora se ne sta occupando. Che tanfo. Dobbiamo. Beh sì, in effetti puzza, credo sia un po' normale che puzzi, eh. Allora. Andiamo per di qua. Credo siano sopra la nostra testa questi tizi che parlano, eh. Qua c'è luce. Allora, vediamo se riesco a prenderlo da qua, quello, eh. Di nuovo? Non scherzavo. Notizia del vecchio? No, è un osso duro. Ma non andrà le nostre. Gli altri? Li abbiamo rinchiusi nelle caverne. Non capisco. Facciamo bordello. Boom! Vai col bordello. Ma come avete fatto a vedermi? Che ne sapete che sto qua sotto? Vabbè, io qua sotto sono abbastanza coperto, comunque direi, eh. Pam, ok, ne abbiamo fatti fuori due. Ce n'è un altro là. Audio che viene dalle cuffie. Ma tu non devi vedermi, forse non hai capito.
Sì, ma affacciati, dai! Come bordello proprio! Dove siete? Oh, ma porca! Ricarica! Annaggia il cacchio, non riesco a prenderlo! Tu cosa macete? Dove cazzo vieni? Stai là, fermo, è disciottato. Vabbè, ho le cuffie che mi mandano avanti e indietro il segnale, cioè l'audio, però. Va bene, comunque. Boom! Bordello! 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 C'è nessuno qua? Siete finiti? Ma vaffanculo! Chiedo permesso? Ah, ecco, problema risolto. Uscite i materiali. Pensavo dovesse venire qualcuno, ma in realtà non è venuto perfettamente nessuno. Cerco di prendere più munizioni possibili. Allora ragazzi, ho fatto un pochino di razzia intorno, spero non mi sia sfuggito niente. Perché adesso, a parte che devi spegnere questa fiaccola. Qua ci sono 3 crocifissi, va bene, che schifo. Possiamo riprendere il nostro viaggetto verso l'elicottero, va veloce. Sali per di qua, ci dovrebbe essere qualche altro nemico sicuramente, altrimenti sarebbe tutto troppo tranquillo. Ecco appunto. Pum, devo recuperare un po' di energia perché altrimenti le cose si mettono un po' maluccio, direi, eh. Pum, fatto fuori. Qua abbiamo piene la sacca di frecce, possiamo andare avanti ancora. Recupera qua. Qua ci sono delle munizioni, recuperale tutte. Munizioni per il mitra. Oh, muori. Dai. Non ci dovrebbe essere più nessuno, credo che siamo arrivati a destinazione. Per ora il problema è un altro. Come salgo? Cioè, almeno non ne vedo modi per salire, eh. Devo cercare di capire come fare. Perché per di qua non vedo nulla che mi possa aiutare a entrare. Di sicuro l'aereo è questo. L'elicottero è questo. Ora devo capire come devo fare. Ecco qua, ho trovato la soluzione, ho visto là quelle corde bianche, quindi non mi resta che fare questo e poi così perfettamente per aprirmi l'ingresso. Mi metto un'arma, qua ci dovrebbe essere qualcuno, ma non c'è nessuno a quanto pare. Questa sta veramente, veramente stordita, sperando ci sia qualcosa, perfetto. Ma vaffanculo, è vuota, porca miseria. Non ci trova niente? Oh, ma siamo fortunati, direi, eh? L'unico aereo dove non ci sono provviste mediche. Perdonami. Perdonami, che ti deve perdonare che è morto? Non ha niente, è possibile? Cos'è questa roba? Un accendino. Ok, ci abbiamo guadagnato un accendino praticamente per fare tutto sto casino, però alla fine. Aia, no, ti prego, non mi dire che stai facendo quello che sto pensando. Non mi dire che lo stai facendo per davvero. Mi sto facendo male anche io per lei, se non si è capito, tipo, eh. Mamma mia. Secondo me sarà per svenire. Una piccola impressione.
Svenuta, si è addormentata, che sarà successo qualcosa? Ah no, diciamo che ha dormito, si è riposata, si è anche pulita tra l'altro, perché si è pulita. La ferita là è suturata, frecce incendiarie, premi sopra estensione frecce incendiarie. Quindi abbiamo avuto anche un upgrade della nostra arma, delle nostre frecce. Allora sentiamo un po' Rot cosa ha da dirci. Rot? Ci sei, Rot? Ah, eccoti qua. Stai bene? Sto bene. Non si direbbe. Sto bene, Rot. Dove sei, piccola? In una specie di baraccopoli, vicino al palazzo. Io sto ancora scendendo. Come fai ad essere già lì? Lunga storia. Da qui vedo la città. Sei vicino a quel grosso cancello? Lo sto raggiungendo. È la straniera! Oh, cazzo, ci sono nemici! Fuoco, fuoco! Oddio mio, oddio mio! Il bordello, signori. Però fermi tutti. Sono 20 minuti di registrazione, come già sapete. Non voglio andare troppo oltre con la lunghezza del video. Io continuo a registrare, però per questo episodio può bastare così. Vi saluto, vi do un iscritto al canale, se non mi piace un commento, condividere il video. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!